Buongiorno, benvenuti a Omnibus, vi presento gli ospiti, cominciamo così questa mattina, va bene? Qualche giustificazione di stanchezza, allora bentornata a Flavia Perina, giornalista, editorialista della Stampa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e bentornata, benvenuta a Omnibus a Rossella Muroni di Liberi Uguali, buongiorno. Buongiorno. È la componente più ambientalista di Liberi e Uguali, quindi capirete perché l'abbiamo invitata con particolare piacere oggi. Buongiorno e bentornato a Dario Di Vico, firma del Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e bentornato al professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, tutti in collegamento Skype e naturalmente è venerdì e c'è preziosissimo come sempre Lorenzo Pregliasco per la Supermedia. Ciao Lorenzo. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io vorrei cominciare naturalmente nell'attesa, questa giornata di attesa, ma insomma forse ancora di poche ore, perché dovrebbe il presidente incaricato Mario Draghi salire al Quirinale, sciogliere la riserva, leggere la lista dei ministri, per poi giurare, sembra, domani. Dovrebbe andare così, dovrebbe essere questo il menù di questa giornata. È passata la votazione su Rousseau, però prima di arrivare al metodo Draghi, a come potrebbe essere la squadra, alle sfide che attendono, che sono sempre più ravvicinate a questo punto, vorrei cominciare però, e non possiamo non fare così, dalla votazione su Rousseau di ieri, che ha dato il via libera dei 5 Stelle a questa operazione, e alle conseguenze immediate, cioè l'addio di Alessandro Di Battista. Sentiamo il video e partiamo da qua, che è un po' come partire in ordine cronologico. Le decisioni di una comunità si possono anche accettare quando una persona non si trova d'accordo, e anche in questo caso io le accetto, però non riesco a digerirle. La mia coscienza politica non ce la fa, stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 Stelle, è più che legittimo, la vita non ha niente di grave, soltanto che io non posso far altro che farmi da parte. Quindi non, da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle, anche perché in questo momento il Movimento 5 Stelle non parla a nome mio, e questa è l'assoluta verità. Ce la posso mettere tutta per impegnarmi, come ho fatto in passato, a difendere determinate scelte che magari non ho condiviso. Questa scelta politica, appunto, di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, con un governo che è nato essenzialmente per sistematizzare, per quanto mi riguarda, il Movimento 5 Stelle, e buttare giù un presidente per bene come Conte, io questa cosa non riesco proprio a superarla, per cui, come vi ho detto, non posso far altro che da ora in poi parlare soltanto a nome mio e farmi da parte, punto. Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con quella del Movimento 5 Stelle, vedremo, dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione, né da candidature o da possibili ruoli. Allora, Flavia Perina, comincerei con te. Questo è i primi segni di un effetto Draghi su un partito, e Di Battista è una scelta, insomma, che poi è destinata a catalizzare pochi altri parlamentari, lui non lo è, ma insomma, quali ripercussioni? Sicuramente delle ripercussioni anche emotive nel mondo del Movimento 5 Stelle ci saranno. E Di Battista è stato un po' sempre, fatte le debite proporzioni, il Garibaldi del Movimento 5 Stelle, cioè quello che prova a fare una rivoluzione, poi magari prendo la nave e vado all'altra parte dell'oceano e provo a farne un'altra. È il grande irregolare del movimento. Nel suo video dice una cosa molto precisa: mi faccio da parte, non annuncia la nascita né di un partito, di un altro partito, né di un'altra corrente, come molti sospettavano. La sensazione è che si sia semplicemente scansato per non venir meno al suo personaggio, che è quello, è rimasto fedele al suo personaggio in questa circostanza. E al tempo stesso io non vedo nei tempi immediati la possibilità di una scissione o di qualcosa di
significativo all'interno del Movimento 5 Stelle, perché alla fine il voto di Rousseau ha levato un po' le castagne dal fuoco a tutti. Gli oppositori di questa formula di governo potranno dire: la piattaforma ha parlato, ci dobbiamo adeguare, anche se non eravamo convinti, anche se abbiamo tifato per il no al governo, dobbiamo rimetterci alla volontà degli iscritti. Non importa diciamo la percentuale. Non importa la percentuale, è importante, ma ha un'importanza relativa, tutta interna al movimento. Non è che la percentuale quando si accetta quel tipo di regola del gioco, se ne accetta anche la divisione. Alla fine è come, non so, la direzione nazionale o il comitato centrale dei vecchi partiti. Si votava alla fine e la minoranza si adeguava alle decisioni della maggioranza. Quindi in qualche modo anche la movimento del 5 Stelle avrà questo scudo del voto dietro il cui trincerarsi e dire: siamo obbligati a votare sì, perché lo ha deciso il movimento, la piattaforma. Poi nelle lunghe è ovvio che tutto questo avrà delle conseguenze e porterà magari a dei movimenti interni più significativi, ma io non li vedo nell'immediato. Chiedo subito a Rossella Moroni se questa, insomma, la modalità con cui si è svolta il risultato di questa votazione così fa pensare anche la sinistra, anche il segno di un'area che comunque un po' lo soffre questo governo e questa coabitazione. Ma io penso, diciamo, dentro l'EU c'è un dibattito assolutamente franco sulle prospettive diverse. C'è un pezzo di sinistra naturalmente che su un appoggio a Draghi è molto in sofferenza. Personalmente io ho sempre detto che giudicherò la lista dei ministri e il piano di lavoro. Già il fatto, dal mio punto di vista di ambientalista, che si inizi a parlare di transizione ecologica come tema centrale, addirittura nella formazione di un governo, lasciamo perdere come ci siamo arrivati. Io avrei, diciamo, gradito che ci arrivassimo per convinzione culturale, ma qui dobbiamo stare alla situazione che viviamo. Credo che appunto per me sarà un voto di appoggio, seguendo anche l'appello di Mattarella. Naturalmente le forze che sono meno convinte hanno un travaglio interno e trovano delle vie di confronto. Io non sono un'appassionata della piattaforma Rousseau, cioè, lo dico molto sinceramente, è un meccanismo che non mi convince, ma ne ho rispetto perché non mi sembra che gli altri partiti, anche quelli storici, in questo momento possano dare lezioni di partecipazione o di condivisione con la base, ecco. Senta, ma l'EU comunque, perché abbiamo sentito Fratoianni che era molto critico sulla presenza di Salvini, sono superati tutti i veti? Ci sarà un, come dire, un sì convinto e collettivo? No, questo io non posso dirlo, perché so che c'è ancora una discussione interna su questo. Ci sono almeno due posizioni su come tradizionale nella sinistra. Parlavo della mia posizione personale, che invece da subito è stata convinta di apertura, perché io ricordo che questo governo arriva dopo una sconfitta politica che questa maggioranza ha subito. Draghi non lo abbiamo chiamato noi, lo ha chiamato Mattarella, che ha fatto un discorso molto serio e drammatico ai cittadini e alle cittadine. Personalmente ne sono rimasta molto colpita e credo che noi dobbiamo, al di là della propria identità, non è una discussione che si può ripiegare sull'identità di partito o di area politica, è una discussione che va fatta con una visione che guarda al futuro del paese e quello che noi dobbiamo assolutamente fare almeno nei prossimi 6 mesi in maniera rapida, competente e, come dire, il più possibile efficace. Chiaro, io vorrei chiedere al professor Cassese se condivide un giudizio, insomma una lettura di Concetto Vecchio, che fa un ritratto del personaggio di Battista su Repubblica: da erede di Grillo a nostalgico del Vaffa, la parabola del frontman, e conclude così. Finisce, eccolo qui, a inizio legislatura il Movimento 5 Stelle ha fatto parte di un governo che non disdegnava di uscire dall'euro. La moneta unica ci ha distrutto, diceva Diba. E la finisce dentro un esecutivo europeista guidato dall'ex presidente della BCE e conclude: il populismo italiano è spirato per le troppe capriole ieri sera nel tinello di casa di Battista.
È così, è ispirato al populismo italiano, in quel tinello, l'abbiamo vista le immagini con le tazzine appese. Ma guardi, c'è un processo di istituzionalizzazione. Tutti i movimenti sociali, quando vogliono diventare movimenti che gestiscono un governo, debbono entrare nelle regole del gioco. E questo sta accadendo e sta accadendo, diciamo, da un po' di tempo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e sta accadendo anche per la Lega, perché la Lega ha finalmente riconosciuto alcune regole del gioco, per esempio l'adesione dell'Italia all'Unione Europea, che risale a 1957. Quindi a me non meraviglia che ci siano queste trasformazioni. Quello che è importante però, ritornando al problema che lei ha posto del Movimento 5 Stelle, è la prova del funzionamento e dell'efficacia della cosiddetta democrazia diretta. Ora pensiamo un momento alle cifre. Qui, se non ricordo male, abbiamo il 59% di un 74.000 votanti che hanno determinato il comportamento dei rappresentanti parlamentari che sono stati eletti da circa 10 milioni di elettori. Ecco, questo è un punto veramente importante, diciamo, che mette in luce i limiti di quello che è accaduto ieri. Queste votazioni sulla piattaforma Rousseau sono assolutamente sproporzionate rispetto al risultato che esso danno. Al di là della, diciamo, del merito del risultato, perché a me, io penso che sia stato un risultato giusto quello di dire sì all'alternativa che era stata posta, sia pure in quel quesito così un po' guidato, diciamo, dalla formulazione del quesito stesso. Però c'è una riflessione da fare sul rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, perché certamente c'è una proporzione tra praticamente 50.000, un po' meno di 50.000 persone e poi la volontà che è stata espressa da circa 10 milioni di elettori. Quindi si potrebbe dire che magari non è ispirato al populismo, che sembra difficile che possa poi ispirare definitivamente, però è sicuramente un colpo invece all'idea di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle, questo sì. Possiamo vederla così, leggerla così. Vado da Dario, non so se voleva aggiungere qualcosa, sono rimasta nel... No, guardi, quello che volevo aggiungere è questo, è che noi ci troviamo in una situazione un po' paradossale, perché avremo un governo che probabilmente avrà il massimo dei consensi parlamentari, che è diretto da un Presidente del Consiglio dei Ministri che non proviene dal Parlamento. E questo è un fenomeno interessante che va in parallelo con quel processo che io chiamavo di istituzionalizzazione, cioè in cui c'è quella che è stata definita dal mio collega Giovanni Orsina la romanizzazione dei barbari, come dire, un'espressione così un po' allusiva, diciamo. Cioè l'accettazione sostanzialmente delle regole del gioco della nostra Costituzione. E questo va di pari passo con un altro punto che è stato messo in luce in un articolo proprio di stamane da Michele Agnis su Repubblica, che mette e sottolinea il fatto che a questo punto vengono rispettati alcuni articoli della Costituzione, ma su questo probabilmente poi torneremo più tardi. Certo, ci torniamo dopo, perché volevo andare da Dario Di Vico, che si è occupato del nord, dei dati veri della ripresa economica, e nel merito ci vorrei arrivare dopo, perché vorrei ancora tenere, trascinarti Dario su un terreno politico. Nel senso, l'altro grande tema di dibattito, naturalmente, l'altro grande tema politico posto dall'effetto Draghi è la scelta della Lega. La scelta di Salvini di stare dentro, di starci poi tra l'altro senza porre condizioni, con grande entusiasmo e così. Allora si è detto
ha seguito la linea Giorgetti, la linea di Zaia, la linea di un'imprenditoria del nord che comunque di regioni tutte governate dalla Lega o da centrodestra. E vorrei chiederti se è così effettivamente, se è questo che ha pesato, se questa pressione c'era e se c'è un atteggiamento di favore nei confronti di questo esperimento, se non c'era visto che non c'era prima. Cioè... Sì, vorrei dire una cosa sui 5 Stelle prima. Certo, sì, sì. Non è il movimento solo di Battista, io penso che sia in cambiamento anche il grosso dei 5 Stelle. Pongo un quesito, forse Grillo, indicando il tema della transizione ecologica come centrale nel negoziato per la nascita del governo, non indica anche una strada per i 5 Stelle nella nuova situazione? Cioè i 5 Stelle non potrebbero diventare o tentare di diventare il partito verde italiano in maniera più marcata di quanto lo siano stati adesso, con una somma di istanze, la critica della politica, la rappresentanza... Scusami Dario, sento uno strano, c'è un problema di audio, per caso non so se hai una penna o qualcosa che ticchetta che entra nel microfono, c'è uno strano rumore, prova... Ecco, vai. Dicevo, ci può essere una evoluzione del Movimento 5 Stelle verso il Partito Verde. Questa potrebbe essere anche una intuizione di Grillo che già abbiamo visto delinearsi nel corso del negoziato. Quindi non è il movimento solo di Battista, secondo me. Probabilmente l'intero arco dei 5 Stelle sono il movimento. Poi sottolineo un'altra cosa. Sì. Noi ne sappiamo poco dei 5 Stelle, sono poco studiati. In fondo sappiamo molto di più della Lega, del suo retroterra al quale arriverò. I 5 Stelle hanno avuto un cambiamento repentino, perché sono stati il partito di maggioranza relativa con oltre il 30% dei consensi. Poi ne hanno sostanzialmente persi la metà, quindi un mutamento profondo. Oggi non sappiamo bene che cosa sono dal punto di vista della rappresentanza sociale e ci attacchiamo a questi miseri numeri di Rousseau che non ci dicono granché. Probabilmente sarebbe interessante invece capire il grosso del movimento degli elettori, che istanze oggi e non 2 anni fa chiede. Ci sono delle riflessioni, per esempio, di un sociologo, Filippo Barbera, molto interessanti in questa direzione, ma sono riflessioni isolate. Allora, scusami, Dario, prima di arrivare alla Lega, giro subito queste tue osservazioni a Lorenzo Pregliasco sul, diciamo, il cambiamento del Movimento 5 Stelle, e poi torniamo sulla Lega. Magari vediamo anche la supermedia ora. Intanto ti chiederei di verificare se per caso non è il microfono il microfono degli auricolari che picchia in qualche modo. C'è un problema di audio. Lorenzo. Beh sì, insomma, l'evoluzione notevole del Movimento 5 Stelle è stato detto da molti. Ma è vero che non si conosce, ha ragione Dario Di Vico nel dire tutto sommato non conosciamo le mutazioni di questo elettorato, e magari può essere una strada quella di fare i Verdi, poi magari è concorrenza per Rossella Muroni. No, infatti l'evoluzione c'è stata, noi sicuramente per adesso sappiamo la parte quantitativa, cioè sappiamo che il Movimento 5 Stelle è un movimento molto a fisarmonica, no? Dal punto di vista del consenso. Per capirci, nelle elezioni locali da sempre prende tendenzialmente molti meno voti. Nelle elezioni politiche è arrivato, come ricordava prima anche il professor Cassese, a più di 10 milioni di voti nel 2018. Adesso tutti i sondaggi, ma per la verità anche le elezioni che ci sono state dopo il 2018, ci raccontano di un movimento che si è chiaramente molto ristretto quanto a consenso elettorale. La questione è qualitativa, però, mi pare, quella posta da Dario Di Vico, cioè chi è dentro il Movimento 5 Stelle, chi ne è uscito. Su questo devo dire, non so se effettivamente ci sia l'idea di trasformarsi, di riposizionarsi chiaramente come forza ambientalista, che pure dall'inizio è stata una delle componenti del Movimento 5 Stelle, e questo lo abbiamo detto più volte in Italia, spiega anche perché il Partito Verde non ha avuto forse lo spazio
politico elettorale che ha avuto altrove in Europa, perché una parte di quel consenso elettorale era già in un certo senso coperta, assorbita dal Movimento 5 Stelle. La domanda resta, Alessandra, direi questa, cioè che cosa rimarrà del Movimento 5 Stelle dopo questa ennesima svolta, transizione non ecologica in questo caso ma politica, nel momento in cui il Movimento 5 Stelle diventa un partito che in un modo o nell'altro ha formato accordi nell'arco di pochi anni con praticamente tutti i partiti in Parlamento, tranne Fratelli d'Italia. Chiaro, vogliamo vedere ora subito la supermedia? Che dici? Vediamola. Non ci sono enormi movimenti, devo dire, non ci sono grandi passaggi, sono tutti, come vedete, dati abbastanza simili alla supermedia precedente. Lega, che rimane il primo partito, 23,4%, Partito Democratico 20%, Fratelli d'Italia 16,4%, anche qui direi stabilità per Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle invariato al 14,8%. Forza Italia 7,9%, qui c'è una lieve discesa dopo che però c'era stata una crescita importante di Forza Italia nelle ultime settimane. Azione di Calenda 3,5%, la sinistra MDP, articolo 1, Sinistra Italiana, LeU, come sappiamo è un arcipelago di soggetti e di sigle non semplicissimo da riassumere, comunque 3,4%, Italia Viva di Renzi 3,1%. Quindi Alessandra, possiamo dire che Renzi protagonista nella politica, nella tattica parlamentare e politica, meno nel consenso elettorale, rimane molto marginale Italia Viva. Questo è infatti un dato sul quale poi torneremo. Allora, avevo interrotto Dario Di Vico, ma vorrei invece che ci portasse sulla questione Lega, anche se devo chiederti di essere un pochino sintetico ora e poi così introduciamo anche questo tema. Dario. Beh, sulla Lega insomma è abbastanza assodato. L'elettorato del Nord è composto per lo più da piccoli imprenditori, operai, molti operai, e quindi da quella comunità dell'impresa del lavoro che è un naturale prolungamento di una regione europea. Adesso andremo per le lunghe, però sarebbe interessante vedere anche come durante la pandemia i legami di integrazione economica europea reale delle imprese siano aumentati, cioè sì, i vincoli si sono fatti più stretti. Mi è capitato di citare gli investimenti tedeschi sul porto di Trieste come simbolo di questo movimento che si è verificato anche nell'anno orribile della pandemia. Ecco, quindi mi sembra abbastanza scontato che figure come Giorgetti e Zaia interpretano più questa lega di territorio che allo stesso tempo è di un territorio dentro la regione europea e quindi preme perché anche il partito faccia propria questa opzione. È forse più interessante, ripeto, questo è un po' assodato mi sembra, è interessante anche ragionare se alla differente collocazione di Lega e Fratelli d'Italia rispetto al governo corrisponda a un retroterra sociale differente o meno. Mi è capitato di parlarne con Andro Pagnoncelli, il quale dice che in realtà l'elettorato di Fratelli d'Italia non è così connotato come quello della Lega, è un po' più spalmato in tutte le condizioni professionali, ha meno un'identità di sottostante chiara come lo ha la Lega. Allora, questo poi conosce questo elettorato molto bene sicuramente Flavia Perina e dopo la pubblicità sentiamo anche lei. A tra poco. Allora Flavia Perina stiamo un po' sezionando l'effetto Draghi sulle forze politiche. E allora diceva Dario Di Vico, Lega da una parte, Fratelli d'Italia dall'altra, forse sono anche basi elettorali comunque diverse. Sì, sono basi elettorali molto diverse anche come collocazione geografica. Alla fine l'operazione di sfondamento della Lega al Sud non è mai pienamente riuscita, mentre il bacino elettorale
di Fratelli d'Italia resta nettamente ancorato al centro Italia e al sud Italia, il che significa qualche cosa anche riguardo alle aspettative e all'interpretazione, di questa crisi. E paradossalmente Fratelli d'Italia potrebbe avvantaggiarsi più di un'eventuale crisi del Movimento 5 Stelle, piuttosto che ha un altro grande bacino elettorale nel Sud, piuttosto che un'eventuale crisi della Lega collegata all'ingresso del governo, che però secondo me è molto difficile che ci sarà. Noi abbiamo visto adesso questa supermedia che ci dice che nessun partito si è spostato. Possiamo anche rimetterlo il cartello intanto, chiedo alla regia, prego. Sì, tutti noi abbiamo un po' la sensazione che Salvini avrebbe pagato duramente pegno per l'ingresso nel governo di Mr. BCE, che la Meloni si sarebbe fortemente avvantaggiata dal fatto di essere l'unica opposizione in campo. Al momento questo non è successo. È possibile che dei movimenti si registrino magari nelle prossime settimane, però diciamo questa supermedia arriva alla fine della settimana della crisi, quando le posizioni sono già ben chiare da molti giorni e non muove quasi niente. L'altro dato che a me mi ha molto colpito in questa settimana è un sondaggio su il gradimento di Draghi all'interno dei partiti, da cui è risultato che una delle quote di gradimento più alte è proprio all'interno della destra, paradossalmente. Sentiamo, Lorenzo, è così? Sì. Sì, in realtà sono tanti ovviamente i sondaggi di queste ore su questo, ma confermo, diversi istituti ci dicono che il consenso per Draghi è ben sopra il 50%, ad esempio nell'elettorato della Lega. Va detto che noi non sappiamo quanto di questo è causa della scelta di Salvini in questo caso, quanto è effetto della scelta dei leader che sempre orientano molto poi le percezioni degli elettorati. Infatti anche dentro il Movimento 5 Stelle come elettorato, dopo gli ultimi giorni con l'esposizione di Conte, di Grillo, di Di Maio, è cresciuto il fronte favorevole a Draghi, anche se nel 5 Stelle i favorevoli a Draghi rimangono molti meno che all'interno della Lega e ovviamente che all'interno del PD. Allora, intanto io do, a proposito di PD, do il buongiorno e il benvenuto al sindaco di Firenze, Dario Nardella, che è collegato con noi da Firenze. Buongiorno. Buongiorno del Partito Democratico. Ieri il Partito Democratico ha avuto la sua direzione. Diciamo che non mi sembra che fosse messo in gioco la possibilità che il PD dicesse di no al governo Draghi, però comunque non è una fase facilissima e il sì è stato particolarmente sofferto. Le chiedo subito se è stato troppo sofferto. Beh, questo è un punto abbastanza importante, perché credo che il PD abbia tutti i motivi per sostenere con grande convinzione il governo Draghi, per un semplice motivo: le idee di Draghi sono molto diciamo collimanti con quelle del PD. Direi che il nostro partito è quello di gran lunga più in sintonia con le azioni e le idee di Draghi, e in questo senso può essere davvero il perno di questo nuovo governo. Ecco, arrivarci con, come dire, sorridendo a denti stretti, o come diceva lei, con un po' di sofferenza, può indurre anche i nostri elettori, gli italiani, a pensare che il PD subisca questo governo piuttosto che cavalchi. Ecco, io penso che dobbiamo superare questo condizionamento psicologico, perché quello che si aspettano i cittadini sono ora i fatti. A me non stupisce che i sondaggi siano fermi, come facevate vedere voi, perché gli italiani aspettano ora le azioni, aspettano di vedere quali saranno le misure sul potenziamento dei vaccini, le misure economiche per il commercio, la ristorazione, le azioni da intraprendere sul rilancio economico con le opere pubbliche, come e quali progetti dei recovery fund saranno finanziati. Insomma, sono questi gli elementi che poi fanno propendere gli elettori da una parte o dall'altra. Ed è qui che il PD se la deve giocare. Ecco. Ma c'è stata un'esitazione che lei, mi sembra, lei naturalmente l'ha accolta e l'ha detto molto apertamente anche adesso, ma pensa che l'errore sia stato perché si era aveva investito troppo il segretario, anche insomma la maggioranza del partito, su Conte, cioè che c'è stato un eccesso di difesa?
Guardi, Zingaretti sta facendo un grande sforzo per come dire, accompagnare tutto il partito sul sostegno convinto al governo Draghi, quindi voglio dare atto del momento difficile che affronta e dello sforzo che lui sta compiendo. È chiaro che quando noi affermiamo in modo così apodittico certe cose, no? Mai con Tizio, mai con Caio, stabiliamo dei paletti che poi diventa difficile superare, mi spiego? Ecco, secondo me noi dobbiamo una volta per tutte sposare il motto mai dire mai, perché altrimenti siamo sempre condizionati con i cambiamenti della politica e rischiamo di subirli più che di guidarli. Però ecco, è un passaggio non semplice, ma ripeto, la strada c'è davanti al nostro partito. Dobbiamo apparire come preoccupati dal governo Draghi, ma semmai entusiasmati da questa svolta istituzionale e politica. Vado dal professor Cassese perché ho una doppia domanda per lei, anzi nel senso ho proprio due domande. Allora, la prima è questa, però questo elogio del mai dire mai, così sembra anche un alla fine una possibilità di totale trasformismo e non so con quali effetti in questo momento, anche se questa legislatura è stata a questa, quindi se lei vede in termini di sistema questo rischio. La seconda domanda, e così mi avvio anche sul metodo Draghi, che comunque siamo tutti appunto in attesa di sapere quale sarà veramente poi nella gestione del governo, siccome per lei è stato molto a cuore un argomento, cioè l'eccesso da parte del governo precedente, del governo Conte, della modalità emergenza con i DPCM, con la proroga reiterata dello stato d'emergenza, l'idea che non ci fosse questo oltre, diciamo, la fase iniziale. Le chiedo se si aspetta una discontinuità in questo senso. Quindi sono due domande. E sulla prima, io concordo pienamente con la conclusione del sindaco Nardella. È giustissimo quello che lui dice. Questa è una situazione politica in grande movimento. E questo movimento registra degli elementi molto positivi, perché indubbiamente c'è un fattore di coesione, che poi sperimenteremo naturalmente, che non c'è mai stato nella politica italiana. Quindi occorre che le forze in campo non si comportino come un esercito che sta fermo lì e che non tiene conto dei movimenti delle altre forze politiche sul campo. Quindi giustissimo, mai dire mai, per essere pronti a cogliere le occasioni per far procedere la politica italiana. In questo ambito mi pare che ci sia un cambiamento fondamentale che sta realizzando il presidente incaricato, che io chiamerei l'abbandono della mercatizzazione delle formazioni dei governi. Noi per la prima volta stiamo assistendo alla formazione di un governo nel quale non ci si preoccupa di sapere quali sono i capi corrente di un partito che vengono sistemati al governo, ma ci si sta chiedendo quali sono le persone più idonee a svolgere un certo ruolo. Quindi non in funzione, un governo in funzione della voce dei partiti, ma un governo in funzione del governo, cioè della funzione di gestione di questo paese. Questo è un cambiamento radicale rispetto ad abitudini anche molto precedenti nella storia repubblicana, che va segnato con grande piacere. In questo quadro io mi aspetto che il presidente incaricato, come dire, si renda conto che siamo usciti dall'emergenza. Se continuiamo a dire che c'è emergenza, non riusciremo mai con gli strumenti ordinari ad affrontare i problemi. I problemi in uno Stato ben ordinato vanno affrontati con gli strumenti ordinari. Ogni volta che si ricorre a degli strumenti eccezionali di emergenza, derogatori, si segnala il fatto che c'è una norma ordinaria, una delle istituzioni, delle procedure ordinarie che non sanno affrontare i problemi nuovi che si presentano, i problemi straordinari che si presentano. E allora si modificano le norme ordinarie.
non si aggiungono sistemi diversi. Ricordo una bella frase che farà piacere al sindaco Nardella. Piero Calamandrei, a un certo punto, in un suo scritto, parlando del regime fascista, diceva che il regime fascista era pieno di doppi fondi, no? Allora, i regimi giuridici non possono essere governati con doppi fondi, le regole ordinarie, quelle derogatorie, quelle dell'emergenza, quelle dell'eccezione. Bisogna che ci sia un modo ordinato per governare una società. Chiaro. Allora, torno da Rossella Muro. Se posso dire una cosa su questo punto proprio specifico. Un momento soltanto, velocissima. Il ragionamento questo ragionamento del professor Cassese. Per il recovery fund è fondamentale. Allora, Rossella Muroni, io so che ovviamente lei l'ha detto in apertura, subito ha citato questo ministero nuovo, il nuovo ministero che ci sarà della transizione ecologica. Non sappiamo bene come sarà, perché ci sono vari modelli. C'è un modello francese sul quale oggi si soffermano praticamente tutti i quotidiani, hanno scatenato i corrispondenti per raccontare come è andato. Che ha avuto anche una vita molto travagliata con le dimissioni, certo. No? Eccetera, con dimissioni e anche soprattutto perché alcune delle decisioni che ha preso questo ministero sono quelle che ha scatenato tipo l'aumento, le tasse sui diesel, eccetera, hanno provocato poi i gilet gialli e tutta quella protesta, ha spaventato Macron, eccetera. Allora le chiedo, detto questo, anche quello francese è un ministero con un budget molto molto importante di oltre 48 milioni. Allora, volevo chiederle intanto se lei pensa che per questo ministero si aspetta che ci sarà un tecnico o un politico, e poi quale forma deve avere davvero per funzionare. Io mi aspetto che ci sia una figura di alto profilo, non mi importa se sia tecnico o politico, non mi vengono in mente molti politici sinceramente in grado di ricoprire un aspetto così a 360 gradi. Ci sono diversi modelli, lei l'ha detto, la Francia, la Spagna, quello austriaco che è quello più forte rispetto alle competenze che gli sono state assegnate. L'importante secondo me è che si giunga a un modello che superi, allora da una parte tenga conto dei tempi rapidissimi che noi abbiamo, perché adesso noi non abbiamo 6 mesi di tempo per mettersi a fare una riorganizzazione dei ministeri, però partiamo dallo stato di fatto. Noi in questo momento, se vogliamo cogliere la svolta ecologica e quindi scrivere un piano industriale verde per questo paese, dobbiamo andare rapidamente a superare un problema storico di questo paese, ovvero il fatto che i ministeri lavorano a compartimenti stagni, a canne d'organo, mi viene da dire, per cui se il Ministero dell'Ambiente decide che dobbiamo raggiungere il 100% di energie rinnovabili entro il 2050 rispettando gli impegni europei, ma poi le autorizzazioni per gli impianti si bloccano al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha, come dire, una struttura che è sempre guardata alle rinnovabili come un problema, no? Come una energia non matura. Abbiamo le sovrintendenze che, per carità, con tutto rispetto e con grande attenzione al paesaggio, però hanno sempre visto l'eolico, per esempio, come un problema per il nostro paese. Ecco, fino a quando noi abbiamo questo spezzettamento di non solo di competenze ma anche proprio di impostazioni culturali, noi la transizione ecologica non riusciremo a farla. Allora a me piacerebbe un ministero che aiutasse il paese, per esempio, a ragionare veramente della trasformazione. Cioè, ma se quindi noi lei vede più da un accorpamento tra ambiente, deleghe con tutta la parte energia e comprensivo anche dello sviluppo economico, no? O con le infrastrutture, perché anche questo è il tema. Certo, assolutamente. Io penso che sia necessario, per esempio, su alcuni temi che sono sostanzialmente l'energia, i trasporti e i rifiuti, mettere in campo un processo che io non so se appunto nel giro di pochissimo tempo è in grado di essere una riunificazione. Voglio essere seria su questo perché, ripeto, va benissimo il tema della transizione ecologica al centro, ma noi dobbiamo tenere assolutamente cura dei tempi rapidi che abbiamo di fronte. Io vorrei una cosa per cui, se noi dobbiamo uscire dall'energia fossile, quindi abbandonare il gas e il petrolio,
dobbiamo essere consapevoli che questo colpisce un mondo del lavoro che è legato per esempio all'estrazione dei fossili in Alto Adriatico, beh lì noi dobbiamo riuscire a mettere l'eolico offshore e quindi tenere insieme la questione ambientale, la sfida climatica con i posti di lavoro e sostanzialmente con una riqualificazione del lavoro e con un nuovo piano industriale. Tutto questo passa naturalmente per mettere insieme delle competenze. Guardate, basterebbe anche che come dire, i capi gabinetto o i funzionari che si sono formati nel secolo scorso su questi temi, dobbiamo anche riconoscere questo, non basta solo un ministro, noi abbiamo proprio un problema culturale nel mondo dei funzionari e dei ministeri, iniziassero e fossero costretti a lavorare insieme. Questo è un tema molto importante. Dario Di Vico, vengo da te perché mi sembra che ci siano tante questioni, una storica, diciamo, di atteggiamento per cui il Ministero dell'Ambiente spesso è stato interpretato ed anche è stato come una specie di frenatore di grandi opere, di opere, di infrastrutture, quindi una funzione di freno, di ostacolo, anche a volte di ostacolo burocratico. Ti chiedo se secondo te accorpamenti in qualche modo possono risolvere o invece accentuare questo problema. E poi come vedi la possibilità che sia coinvolto il MISE, che ha tantissima carne al fuoco, anche tantissima carne al fuoco di crisi aziendali che arrivano. E questo tema, insomma, mi sembra che poi sia quello che poneva anche Rossella Muroni, questo conflitto tra poi una transizione e il cambiamento e riflessi sui posti di lavoro. Io penso che in questa fase che è stata definita transizione c'è un problema di coerenza. Facciamo un esempio. Qualora la ripresa post pandemia, sempre auspicata e con le dita incrociate, fosse insomma impetuosa, vivace, scegliete l'aggettivo, non è detto che non entri in contraddizione con gli obiettivi di sostenibilità. Quindi un centro di pensiero, di azione che in qualche maniera metta in coerenza la ripartenza economica con la sostenibilità, secondo me è necessario. È un'intuizione giusta quella di collegare le due cose. Adesso non le so dire in termini di apparati ministeriali come comporre gli organigrammi e le caselle. Dico che da un punto di vista sostanziale è giusto trovare un elemento di equilibrio, anche perché a chiedere questo elemento di equilibrio è l'Europa con il peso che dà al Green nel recovery fund. Secondo me è tutto giusto sulla carta, poi ci sono alcune ricadute concrete che bisogna mettere in coerenza. Faccio l'esempio che conosco meglio, che è quello della transizione dell'industria dell'auto. È un elemento abbastanza complicato perché l'arrivo dell'elettrico, ad esempio, spiazza l'industria italiana, che è molto forte nella componentistica motoristica, che viene spazzata via dalla semplificazione del motore derivante dall'elettrico. Ecco, quindi i problemi di coerenza e di contraddizione ci sono. Se c'è un punto ordinatore di queste contraddizioni, è meglio. Flavia Perina, ti chiedo se può essere una, diciamo, questa, intanto come hai letto tu questa, la scelta di, come dire, di assecondare i 5 Stelle in questa partita, cioè se pone poi dei vincoli reali, se sarà fatta. Ma guarda, sicuramente c'è una componente di assecondamento dei 5 Stelle, ma c'è anche una componente di realismo. Il Green è il pilastro del Recovery Fund, quindi in quella direzione, esatto, comunque qualche tipo di iniziativa si sarebbe dovuta prendere. Posto che tutto quanto il dibattito italiano sull'ambientalismo, l'ecologia e il green, come ricordavano quasi tutti in precedenza, è fatto di due modelli culturali conflittuali. Da un lato il partito delle grandi opere e dall'altro quello che veniva immaginato il partito ambientalista come il partito, non so, delle pecorelle, non facciamo niente, della decrescita felice, delle rape coltivate con la zappa. Ecco, queste sono entrambe due visioni anacronistiche rispetto al resto del continente.
I soldi del Recovery Fund danno all'Italia l'opportunità di superare in entrambe le componenti queste visioni anacronistiche e di capire che il green oggi è sviluppo, è possibilità di occupazione, possibilità di riconversione industriale, di sostituire imprese. E contrazione però appunto da un'altra parte. Chiedo e contrazione certamente da un'altra parte. Sì, prego. Io penso che noi abbiamo l'occasione di avere un bazooka verde, no? A proposito di Mario Draghi, un elemento di accelerazione che ci faccia recuperare un ritardo infrastrutturale, storico, industriale su questi temi. Il 37% di quei 209 miliardi l'Europa ci ha detto che lo dobbiamo puntare sul green e ci ha dato dei paletti e degli ambiti di azione molto stretti, non ci sono opinioni, ci sono dei progetti che dovranno rispondere a degli obiettivi, essere misurabili e dimostrare di contribuire alla lotta contro il mutamento climatico, alla conservazione della biodiversità, all'abbattimento dell'inquinamento. C'è scritto questo e sono degli obiettivi che noi dovremo, a cui noi dovremo rispondere, perché sennò banalmente i soldi non arrivano. Quindi ripeto, io avrei preferito ci si arrivasse per via culturale, ma se serve un bazooka verde di Mario Draghi, va bene così. Seguiremo questa storia. Dario Nardella, sindaco di Firenze, come vede, insomma, intanto se si aspetta faccio la stessa domanda che faceva prima, è meglio un tecnico su un dicastero del genere o un politico? Ma guardi, sono sicuro che Draghi farà la scelta più saggia, però devo dirle che questo è il punto, cioè il superamento di quell'anacronismo di cui parlavate prima tra ambientalismo radicale e sviluppismo è il nodo dei prossimi mesi e anni. E io prendo proprio gli esempi concreti del paese reale che vivo ogni giorno, va bene? A Firenze non riusciamo a fare il nuovo aeroporto perché ci sono i comitati e il WWF contro. In Toscana la Tirrenica è bloccata da anni dai comitati e da alcune soprintendenze. Però guardi che in Francia hanno rinunciato agli aeroporti. In Francia hanno rinunciato proprio agli aeroporti. È stato l'effetto più importante alle nuove piste. Sì, guardi, in Francia hanno rinunciato all'aeroporto, ma in Francia fanno le centrali nucleari, in Francia hanno i termovalorizzatori. Allora, attenzione, perché la Francia arriva a bloccare gli inceneritori, a stoppare gli aeroporti, dopo che ha avuto una fase di sviluppo. In Italia noi discutiamo sugli inceneritori e non ci accorgiamo che abbiamo un sacco di discariche. Allora, dobbiamo essere coerenti e guardare al paese reale. Le opere pubbliche sono necessarie, mi riferisco ad esempio soprattutto ai trasporti, oltre che alla costruzione degli impianti, penso ai gasificatori. La Muroni ha ragione. Siamo d'accordo sul fatto che c'è un impianto burocratico e in parte anche una cultura del blocco, va bene? Del blocco a qualunque forma di sviluppo che non ci permette di fare le cose nelle nostre città. Io sto cercando di realizzare, Sandroni, lo scudo verde a Firenze, è un sistema di porte telematiche per realizzare la più grande low emission zone d'Italia, cioè una zona a basse emissioni. Lei non ha idea della burocrazia del Ministero dei Trasporti che non ci permette di progettare e autorizzare le porte telematiche. Allora mi faccia... noi rischiamo che questo grande progetto entri in collisione con il sistema burocratico, amministrativo, vincolistico del nostro Paese. Allora, dobbiamo andare in pubblicità o un tassativo, però volevo chiedere, siccome vorrei sentire il professor Cassese anche su questo, se può rimanere dopo la pubblicità due minuti, proprio giuro, e chiedere a Lorenzo Pregliasco, che so che deve andare via invece telegraficamente ora, se c'è uno spazio di una, per una riconversione verde, mi riallaccio a un tema di qualcuno dei partiti della sinistra o del Movimento 5 Stelle, insomma. Se questo può essere, soprattutto le grandi risorse del Recovery Fund possono essere questa occasione. Sicuramente questo tema, queste condizioni in cui siamo ci danno la possibilità di immaginarlo, è evidente il Movimento 5 Stelle, lo dicevamo anche prima, è forse il primo indiziato, no, per questa, non so se definirla conversione, perché l'ambientalismo è sempre stato uno dei punti cardine del movimento sin dall'inizio, anzi forse più all'inizio che non dopo. Mi limito a osservare una cosa, cioè mi pare che nel dibattito di queste ore,
su transizione ecologica, ambiente, green, insomma si perda un po' di vista quello a cui faceva riferimento Dario Di Vico, cioè il fatto che la transizione non è mai indolore. Io vengo da una città che è Torino, Dario Di Vico faceva riferimento al mondo dell'automotive, in cui la transizione ecologica può avere degli impatti importanti sui posti di lavoro, sulle persone, sulle aziende. Ho l'impressione che insomma ci stiamo un po' nascondendo dietro a un titolo senza alle volte vedere quali sono le conseguenze, anche perché, e chiudo, e qui torno diciamo alla casacca di lettore dell'opinione pubblica, sui giornali, tra noi analisti, l'ambiente è molto di moda, piace molto ed è giusto che sia così, ma non sono convinto che sia così poi nel paese, perché addirittura nel 2019, al picco delle mobilitazioni Fridays for Future, Greta, eccetera, noi siamo stati il paese nel quale il giorno delle elezioni europee non solo i partiti verdi hanno preso meno voti, ma anche nostro sondaggio del giorno del voto, l'ambiente era la penultima ragione, il penultimo tema su cui gli elettori hanno detto di aver votato, cioè è stata la penultima priorità per gli elettori italiani. Attenzione a non sopravvalutare, secondo me, questo, perché quando magari bisognerà assumere delle scelte che accontenteranno alcuni e scontenteranno altri, vorrei vedere quanto i partiti e i leader che oggi si dicono tutti ambientalisti saranno pronti a difenderle quelle scelte anche davanti a un'opinione pubblica scontenta eventualmente. Questo è molto importante, poi una riflessione. Grazie Lorenzo per l'averlo lanciato nel nostro dibattito. Pubblicità. Allora vado subito dal professor Cassese, che abbiamo trattenuto dai suoi impegni, perché ci tenevo a farle due domande. Una sulla questione di questo ministero della transizione ecologica. Tra l'altro, lo dico, non l'ho detto prima, ovviamente Sabino Cassese conosce molto bene Mario Draghi, quindi anche diciamo, le cose che dice hanno un interesse anche per questo, per questa conoscenza, oltre che per la sua competenza. Però le chiedevo qui un fatto proprio tecnico anche. Secondo lei il tempo, diceva la stessa Rossella Muroni, che è una fan diciamo di un nuovo ministero in questo settore, che richiede molto tempo costruire, accorpare, e che poi c'è una questione, come dire, di staff, di burocrazia anche, e il che si collega poi al tema dell'ambientalismo come blocco per lo sviluppo. Le volevo chiedere questo innanzitutto, come la vede lei? Guardi, le osservazioni fatte acutamente sia da Muroni che da Nardella mettono il dito su una piaga, ma questa piaga non si risolve con l'accorpamento. Accorpare vuol dire riprodurre i conflitti all'interno di una unica struttura. Si risolvono in un altro modo, ridisegnando le procedure e stabilendo che all'interno delle procedure ridisegnate c'è un organismo che ha il primato, e cioè che ha l'ultima voce. E questo è l'unico modo per risolvere questi tipi di conflitti istituzionali, perché si tratta di fare bilanciamenti, una volta si chiamavano ponderazioni, no? Ecco, per fare questo bisogna distribuire nel corso del procedimento gli interventi di tutti i soggetti, ma dare una voce principale a quella voce che naturalmente tutela gli interessi dell'ambiente. Non ci dimentichiamo che l'interesse ambientale è quello di più lunga scadenza, e che la maggior parte delle persone se lo dimenticano per il semplice fatto che non arriva domani, arriva dopo domani, però riguarda tutti. E infatti era anche il richiamo diciamo a una questione di scarso consenso alla fine, che non sia una priorità, come diceva Lorenzo Pregliasco citando sondaggi comunque interessanti e istruttivi. Le do subito la parola, Rossella Muroni, soltanto volevo chiedere ancora, quindi lei pensa che non sarà il ministero, questo ministero sarà frutto di un accorpamento, non sarà fatto così? Guardi, fare un altro accorpamento di ministero in questo momento crea dei problemi, che sposta soltanto i problemi nel tempo più avanti. Io lascerei le strutture così come sono e cercherei di articolare le procedure in modo tale che vi sia una primazia
di quell'interesse ambientale che sta fuori a tutti, a tutti quelli che guardano lontano, non a quelli che guardano soltanto il loro interesse di oggi o di domani. Senta, salutandola le chiedo, qual è la giusta definizione per il governo Draghi? È comunque un governo del presidente, un governo tecnico-politico? Qual è una definizione, come dire, accademica? Lo chiamerei costituzionale. La Costituzione italiana dice che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri. Non dimentichi il fatto che noi abbiamo assistito alla nomina del Presidente, alla designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte delle due forze politiche che facevano parte del primo governo Conte. E poi, in secondo luogo, la Costituzione dice che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo, E non dimentichi che noi abbiamo visto un governo che veniva costituito sulla base di un contratto tra forze politiche che veniva imposto al Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi abbiamo un governo costituzionale. Grazie, grazie professor Cassese, a presto. Vado da, Dario Nardella, perché poco fa alla radio Stefano Bonaccini, governatore della Emilia Romagna e anche però insomma esponente di spicco del Partito Democratico, ha detto: io segretario, parlarne ora è da marziani. C'è sempre questo tema del marziano, Nardella, è un marziano parlare del congresso, c'è sempre un marziano nel Partito Democratico. Volevo chiederle se è così, però insomma se qualcosa si muove invece, perché poi c'è Andrea Marcucci che ha sollevato questo tema, in realtà appunto Zingaretti anche ha detto che era un po' da marziani, però c'è una pressione congressuale dentro il Partito Democratico e deriva anche da un'insoddisfazione, lei l'ha manifestata prima, per come è stato gestito questo passaggio dal governo Conte a Draghi. Ma in attesa di vedere se su Marte c'è la vita, penso che oggi, di fronte ai problemi che dobbiamo risolvere, la priorità non sia quella di scegliere il nuovo segretario del partito. Io credo che non sia questa la priorità. La priorità è attrezzarci con il nuovo governo per dare le risposte che servono e che veramente l'Italia aspetta. Quando prima dicevo mettiamo da parte il mai dire mai, non è appunto una forma di trasformismo, ma è l'atteggiamento di chi si pone di fronte al bene del Paese, all'interesse del Paese, che ora più che mai viene prima di ogni altra cosa. Bene. Di fronte a questo, il tema per il PD è un altro, semmai, è quello di lavorare a costruire un profilo chiaro che ci identifichi, a prescindere dalle alleanze. Mi spiego, le alleanze vengono dopo aver chiarito il nostro obiettivo, la nostra visione, la nostra vocazione, il modo con cui rispondiamo alle esigenze dei cittadini. Ecco, io credo che si debba lavorare per restituire al PD lo spirito fondativo, il PD del 2008, il PD quando è nato, quando aveva il doppio dei voti che ha ora. Quello spirito era lo spirito di un partito che non perdeva pezzi, ma che al contrario conquistava pezzi nuovi della società civile, che si presentava con una chiara vocazione ai temi del lavoro e che si sentiva davvero centrale nel dibattito pubblico, no? Con una cultura maggioritaria, non minoritaria. Ecco, cioè lei dice non ci si identifica, lei dice cruciale. Il PD non si identifica né con l'alleanza con i 5 Stelle, con trovare un Giuseppe Conte, trovare un punto di riferimento esterno, ma deve chiarirsi, né però e invece identificando Salvini come il nemico in questo senso? E questo è il punto, noi non è che siamo partito sulla base delle alleanze che facciamo, no? Mi spiego, non è che ci identifichiamo sulla base dei nostri compagni di viaggio, che siano 5 Stelle o altri. Prima di tutto dobbiamo avere un nostro profilo, le faccio un esempio molto concreto, va bene? I 5 Stelle hanno una posizione molto chiara sul reddito di cittadinanza. Il PD, che a mio avviso deve davvero essere la forza politica che mette il lavoro al centro,
non deve preoccuparsi di contraddire il 5 Stelle sul reddito di cittadinanza se ha un'idea più forte. E a mio avviso noi dobbiamo avere il coraggio e la lucidità di proporre che i 7-8 miliardi di euro che ogni anno si mettono sul reddito di cittadinanza si possano gradualmente spostare sulle politiche attive per il lavoro. Stamattina quando sono uscito ho incontrato un imprenditore disperato che mi ha detto che deve licenziare in tutti i modi i suoi 5 dipendenti che gli sono rimasti e aspetta lo sblocco dei licenziamenti. Questo è un dato gigantesco. Allora, rispetto a questo, il PD che posizione ha sul lavoro, sulle politiche attive del lavoro? Possiamo forse dire che la nostra bandiera è il reddito di cittadinanza? Io credo che abbiamo una bandiera più forte. Dopodiché ci confrontiamo con gli alleati, ma il dialogo presuppone posizioni diverse, il dialogo con i 5 Stelle ben venga, ma presuppone posizioni ben distinte, altrimenti diventa un monologo. Ecco, questa è l'emergenza del nostro partito, riuscire a imporre sulla scena pubblica però una non cambiare segretario, non cambiare segretario ora, mi sembra di capire, non cambiare segretario no, ora. Ma no, vado no, da Dario Di Vico, no, no. Dario Di Vico perché... E poi se posso dire un'ultima cosa. Cosa, se mi permette, sulla questione Bonaccini-sindaci, sì, che ho visto descritta sui giornali come una fronda fastidiosa del Nord. No, guardi, qui non c'è nessuna fronda e nessuna corrente. I sindaci del PD e i presidenti di regione, tra cui Bonaccini, sono l'ossatura del PD, sono ciò che consente al partito di avere ancora quel 20% che nasce dal consenso dei territori. Questo è bene che sia chiaro. Dario Di Vico è un po' una, però anche un po' una minaccia quella di Nardella? Un memento, so. Un memento, no. Non lo so, no. Dario sarei cauto. Diciamo. No, volevo... Però... Io volevo... Prego, nessuna minaccia. Vabbè, volevo chiedere a te naturalmente di commentare anche se vuoi questo tema PD, però in realtà visto che stiamo anche cercando di capire come potrà essere questo governo Draghi e ci sono aspettative, ha fatto delle consultazioni con i sindacati, con le imprese, mondi che tu conosci molto bene, quali possono essere le attese da questa parte e i rischi, gli ostacoli per Draghi che vengono da questi mondi? Io voglio dire un paio di cose che è questo. Prima questione, noi andiamo incontro, come dice De Rita, ad una voglia di normalità delle persone, degli elettori quindi. Io non vedo una voglia di piazza inteso in senso di protesta. Già si era detto che il rinnovo dei contratti sarebbe stata una bomba e non lo sono stati affatto. Quindi io penso che ci sia una richiesta dal basso di normalità, come dire, della piccola quotidianità, e quindi vedo che da questo punto di vista il governo Draghi possa assecondare con un sovrappiù di competenza questa tendenza alla richiesta di normalità. Secondo passaggio veloce. È importante il Ministero della Transizione Ecologica, ma proprio per gestire le contraddizioni sociali che si presentano pur dentro quella normalità, metterei attenzione alla casella del Ministero del Lavoro, perché in effetti va gestita una scadenza come quella del blocco dei licenziamenti a fine marzo, che non è una scadenza da sottovalutare, pleonastico insomma, ma ci vuole una persona capace di fare, di operare una mediazione forte, giusta. Vengo al PD. Intanto ti segnalo che vedo Rossella Moroni che annuisce molto sul tema dell'importanza della casella del Ministero del Lavoro. Prego, prego Dario Di Vico. Il PD oggi è il partito, diciamo un po' semplificando per carità, dell'establishment e delle elite politico-culturali. Questo lo ha pagato con una debolezza con gli strati sociali tradizionalmente rappresentati molto forte. Ci sono 8 punti di distanza tra PD e Lega a favore di quest'ultima nelle preferenze di voto degli operai.
è una cosa, come dire, profonda, possiamo dire una discontinuità inimmaginabile. Mi sembra che l'attuale gruppo dirigente del PD questo recupero di base sociale lo abbia in qualche maniera delegato all'alleanza con i 5 Stelle. Cioè, io frequento i 5 Stelle, quindi sono più credibile presso i redditi medio-bassi. Ecco, io penso che qui ci sia un'illusione, anche perché noi non sappiamo bene, come dicevamo prima, chi sono i 5 Stelle oggi. Io penso che il PD, questo recupero della sua base tradizionale, lo debba operare in proprio, con una propria offerta politica culturale. Oggi questa non c'è, giusto, francamente. Non ce l'ha Zingaretti, sottolineo che forse non ce l'ha nemmeno, diciamo, Bonaccini. Vedo qui, vedevo che annuiva invece Dario Nardella su Zingaretti, meno su Bonaccini. Registro le oscillazioni del capo perché purtroppo, e mi devo limitare a questo, perché purtroppo dobbiamo andare in pubblicità. Devo salutare gli ospiti che sono stati con noi fino adesso, tranne Flavia Perina che rimane con noi, e do invece il buongiorno e il benvenuto alla professoressa Salmaso, virologa, che ci aiuterà, perché dobbiamo ricordarci che però la sfida numero uno, cioè diciamo ancora forse parallela perlomeno, ma insomma prima di tutto c'è questa benedetta campagna vaccinale salvifica, ma deve essere fatta presto. Pubblicità. Allora do il buongiorno e il benvenuto alla professoressa Stefania Salmaso, correggendomi, mi sono sbagliato, ho detto virologa, in queste semplificazioni che facciamo invece è un'epidemiologa e quindi mi correggo e chiedo scusa. È con noi ancora Flavia Perina, abbiamo tantissime domande perché, lo dicevamo, naturalmente la sfida più importante riguarda le vaccinazioni. Dalle prime consultazioni che ha fatto, dal primo giro che Draghi ha fatto con le forze politiche, è emersa, diciamo, una volontà di dare una grande accelerata alla campagna di vaccinazione. E allora io le chiedo subito se diciamo effettivamente c'è stato un rallentamento, non è partita bene come è stato detto in realtà in una prima fase la campagna vaccinale italiana, e se questo è relativo ai ritardi nell'approvvigionamento delle dosi e delle case farmaceutiche, o anche a un piano logistico, a un discorso logistico ancora non pienamente efficiente? Allora, c'è un po' tutto di quello che lei ha elencato. La campagna vaccinale è molto ambiziosa, si era detto che bisognava fare presto, soprattutto a proteggere le persone più vulnerabili. Abbiamo calcolato che quindi c'erano quelli maggiormente esposti, che erano i sanitari, soprattutto nelle strutture pubbliche, e gli anziani sopra gli 80 anni, che sono quelli che contribuiscono moltissimo alla mortalità. Quindi in una campagna vaccinale che non è orientata a interrompere la trasmissione, la circolazione del virus sul territorio, ma a ridurre gli effetti gravi, si è detto che dovevamo puntare soprattutto sulle persone più anziane, e quindi i 4 milioni e 400 mila persone oltre gli 80 anni di età che risultano appunto in Italia. La situazione è stata che vaccinare i sanitari in ospedale con un vaccino, con tutte le esigenze di temperatura che sappiamo, è stato facile, quindi siamo andati benissimo all'inizio, però è stata una situazione relativamente facile anche da un punto organizzativo. Vaccinare gli anziani si è rivelato, ovviamente, come si sapeva, ancora più difficile di quello che avevamo preventivato, perché c'è stato un singhiozzo nella fornitura di dosi e siamo ormai mancano solo 5 settimane alla fine del primo trimestre, che era il momento in cui saremmo dovuti passare ad altre fasce di vaccinazione. E in realtà vediamo dal monitoraggio che fa lo stesso Ministero della Salute che sono stati vaccinati circa 300 mila persone
sopra gli 80 anni. Quindi in effetti, insomma, bisogna mettere il turbo, bisogna andare molto più veloce, perché altrimenti la vaccinazione di questa fascia di popolazione richiederà molto tempo. In più si è creata la situazione di una disponibilità di un altro vaccino da poter somministrare ad altre fasce di età, e quindi c'è una vaccinazione parallela che deve andare, e quindi gli aspetti logistico-operativi si sono un po' complicati. Ecco, a proposito di questo, poi ci torniamo, perché però si è creato un effetto di vaccini di serie A e di serie B nell'opinione pubblica, no, nel modo che è una cosa molto pericolosa, perché leggiamo addirittura di sanitari, di medici privati che non si sono voluti vaccinare, pur essendo nella fascia d'età sotto i 55 anni del vaccino AstraZeneca, non si sono voluti vaccinare perché vogliono quello della Pfizer. Ma se teniamo a mente sempre l'obiettivo primario di questa campagna di vaccinazione, che è ridurre i ricoveri ospedalieri e i decessi, quindi i casi gravi, i vaccini sono tutti e tre in grado di prevenire nella stessa misura i casi gravi e i ricoveri. Le differenze di efficacia che sono state osservate dagli studi clinici sono relative ai quadri manifesti di infezione di varia natura, ma sulle infezioni severe, che sono quelle su cui tutti noi vogliamo scongiurare, i vaccini sono tutti ugualmente buoni. Allora rimane la scelta: vuoi rimanere scoperto per un tempo più lungo, perché nel frattempo le dotazioni di vaccino magari non sono sufficienti, per guadagnare un 10% in più di efficacia verso tutte le forme, o pensi di poterti, che sia utile proteggerti anche fin da subito, il prima possibile, verso le forme più gravi? Quindi è un bilanciamento che francamente poi sembra insomma difficile da giudicare che ci siano vaccini di serie A o di serie B, perché per lo scopo che ci siamo prefissati vanno benissimo. Certo, questa è la lettura. Flavia Perina, volevo chiedere a te se effettivamente questo cioè Draghi dovrà cambiare anche il metodo, diciamo, nella campagna vaccinale. Intendo dire, finora è stata affidata alla gestione del commissario straordinario. Quindi al di là della persona Domenico Arcuri, che comunque è stato attaccato, è stato uno dei bersagli tra l'altro di Matteo Renzi nell'apertura della crisi, quindi un punto critico, però è anche il modello, cioè è comunque una struttura di commissario straordinario che secondo te sarà quello il modello operativo? Una struttura in qualche modo di governo della pandemia. Pandemia della campagna vaccinale sicuramente servirà. Il vero problema della persona e della struttura di Arcuri è che ha gestito prevalentemente acquisti e commesse da alcuni bandi molto sfortunati, come i banchi a rotelle, fino ad altri bandi molto sfortunati come i gazebo Primula, mentre invece ha lasciato un po' le briglie sciolte sulla schiena delle regioni. La campagna vaccinale ha delle differenze geografiche e territoriali che sono incredibili, posto che addirittura noi puntiamo ad una campagna vaccinale di tipo europeo e poi scopriamo invece che in Italia ci sono regioni che devono ancora cominciare a fare le prenotazioni e regioni che stanno già vaccinando. Quindi è quel tipo di coordinamento, secondo me, che sarà al centro della nuova azione di governo per cercare di allineare ad uno standard in tutto quanto, anche nei protocolli di cura, le diverse regioni, e sicuramente saranno avvantaggiati dal fatto che mentre prima una gran parte delle regioni rispondeva a forze di opposizione e quindi aveva tutto l'interesse anche a rompere le scatole al governo, per dirla semplice, e per nascondere le proprie responsabilità, adesso questo tipo di dialettica un po' falsa viene meno, perché anche le regioni a guida centrodestra stanno con forze che parteciperanno al governo. Questa è un'osservazione interessante, ovviamente, magari non ci si era pensato, ma un riflesso di una maggioranza così estesa e che sono in maggioranza. Insomma, è molto difficile che la Lombardia o il Veneto possano strepitare contro un governo a cui partecipa la Lega, sia la Lega di Salvini sia la Lega di Giorgetti, per intenderci. Certo, chiedo alla professoressa Salmaso se c'è un'esigenza di centralizzazione sulla campagna vaccinale, diciamo di una prevalenza di questo aspetto sulla gestione delle regioni. Questo
fa parte del problema annoso del coordinamento dell'assistenza sanitaria, del controllo della salute tra le regioni e lo Stato. Sembra chiaro che più si è vicini al cittadino, prima si può agire perché si conoscono i territori, si conoscono le situazioni locali. Il discorso è che bisogna lavorare molto su un'azione coordinata e il coordinamento non si improvvisa neanche durante la pandemia. Se non c'era questa abitudine a lavorare insieme, forse non si è fatta manutenzione di questa modalità di lavoro insieme, si è dato spazio invece ad altri interessi, ad altri approcci, all'idea di poter fare da soli in ogni settore. È chiaro che da questo punto di vista, però nelle condizioni in cui siamo, ci vuole una forte indicazione centrale di strumenti da mettere a disposizione per tutti quanti e da utilizzare, però non che si mette lo strumento e poi ognuno ne usa un altro e intanto ritarda. Tempi certi, la capacità di essere convincenti su un tavolo di discussione su argomenti razionali e supporto a quelli che invece non sono in grado di rispondere a tutto questo. Però, come dico, come avere un piano, tutti chiedono perché è importante avere un piano pandemico, non averlo, eccetera. Ma anche se hai il miglior piano nel cassetto e non sei abituato a lavorare insieme, non reagisci, tutti non reagiscono nello stesso modo e quindi è ancora un problema nel problema. Senta, a questo proposito, l'altro grande tema è come accompagnare la campagna vaccinale, perché in realtà vediamo che in Italia l'avvio della campagna vaccinale è stato accompagnato, soprattutto in questa fase, dalle riaperture, quindi molte regioni sono passate in zona gialla. Le chiedo se, e adesso sì, alcune invece stanno di nuovo avendo delle zone rosse anche a causa delle varianti, e ci arriviamo al tema delle varianti, però intanto le chiedo se secondo lei è necessario, sarebbe necessario anche in Italia invece avere un atteggiamento di maggiore di chiusura, purtroppo, di ritorno alle chiusure, come in Germania, come in altri paesi, in Gran Bretagna che è stato molto così, ma insomma certo, controcorrente. Purtroppo... Cioè, se questo è un tema, abbiamo sentito il consigliere Ricciardi, consigliere del ministro ora quasi ex Speranza, che però potrebbe essere riconfermato, andare in questa direzione. Guardi, dalle evidenze sappiamo che l'unica cosa che funziona sicuramente è il lockdown. Quindi se uno volesse essere sicuro che abbassa la circolazione per un certo periodo di tempo, potrebbe anche pensare a fare dei lockdown programmati, così leviamo le regioni e le persone dall'incertezza di aspettare la definizione del colore. E bisogna capire quanto questo sia sostenibile in questo contesto. Perché è chiaro che allora uno potrebbe decidere che fino a che non raggiungiamo una situazione controllata si fanno tot settimane di chiusura programmate, si sanno prima, quindi non c'è un problema, e poi si hanno dei momenti in cui si può vivere tranquillamente. Però la strada che è stata scelta dopo il lockdown molto restrittivo, anche quello non ci nascondiamo, accompagnato da moltissime ovviamente problemi e discussioni, è stata quella di navigare a vista, cercando di evitare i problemi dove ci sono e circoscriverli. In questo frangente, se uno mettesse veramente desse un'accelerata molto forte al programma di vaccinazione e riuscisse a ottenere risultati di ridurre la mortalità e i ricoveri, potremmo anche accettare di convivere con questa situazione. Però lei dice prima serve una fase di... cioè, per favorire questa, per accelerare serve il lockdown. Potrebbe essere utile, in questo frangente non ci sono i tempi tecnici, perché se adesso andiamo in lockdown rimaniamo chiusi altri 4-6 settimane e nel frattempo dobbiamo continuare a vaccinare. Secondo me anche qua i problemi logistici diventano ancora maggiori. Quindi è vero che in principio se chiudi blocchi la circolazione, ma blocchi tutto, arrivi alla paralisi. È chiaro che questa non è una scelta perché non si potrebbe fare la vaccinazione con il lockdown? No, perché poi le persone comunque si spostano e ci sono una serie di problemi anche da parte dei sanitari. Il fatto è che molti altri paesi hanno fatto lockdown, come sono stati citati anche recentemente. Nessuno ha fatto le chiusure così drastica come l'abbiamo fatta noi nei 2 mesi. Quindi è chiaro che cercare di circoscrivere e limitare i danni in certe zone è una soluzione che è stata privilegiata. Ci sono moltissimi elementi sul piatto della bilancia. Io penso che mettere in lockdown tutti nella stessa stregua, quando i rischi non sono uguali per tutti,
non sia magari la soluzione ideale. Però è anche vero che se nel frattempo non vacciniamo velocemente, non raggiungiamo lo scopo. Quindi le due scelte. Questo mi credo sia un grande dilemma, Flavia Perina, questo tema del procedere per chiusura, anche perché molte forze politiche sono andate a chiedere che non ci siano. È anche un fatto politico, sì. È sicuramente un fatto politico, e, diciamo, però non si sta più parlando di chiusure generalizzate, adesso stiamo parlando di impianti di sci nelle palestre, come parlavamo quest'estate delle discoteche, che sinceramente sono categorie importanti, occupano molte persone, eccetera, ma sono abbastanza marginali nella dinamica economica di un paese, possono essere ristorate senza doversi totalmente rovinare. Quindi si è scelta, secondo me, una strada di prudenza, cercando di evitare tutto ciò che provoca assembramento, sperando, come diceva la professoressa, nella velocità dei vaccini. Secondo te il governo sarà in continuità da questo punto di vista? Io penso che sarà abbastanza in continuità, perché fino adesso è un modello che non si può dire che abbia fallito. Però il vero problema è la velocità delle vaccinazioni, cioè se noi non riusciamo ad abbattere il numero di morti e di ricoveri vaccinando tutti gli anziani entro più o meno un mese e poi procedendo sulle altre categorie, là si crea davvero un problema. Allora, professoressa, la domanda ultima è quella sulle varianti, perché le notizie di cronaca ci dicono che ci sono tanti focolai di varianti anche pericolose, per quanto si capisce, per la contagiosità in Umbria, in Abruzzo e in altre regioni. Le chiedo questo fattore, se in questo caso le chiusure sarebbero però l'antidoto proprio alla diffusione delle varianti. Dove ci sono le varianti che stanno circolando in modo intenso, senz'altro lì la chiusura è un antidoto da mettere subito a punto. C'è da dire che sulle varianti comunque è vero che sono più contagiose e possono provocare quindi più casi, ma il modo per difendersi dalle varianti è lo stesso per tutti, ossia le mascherine adeguate, il distanziamento, la cautela, perché le varianti non sono in grado di bypassare tutte le altre difese, quindi bisogna solo stare molto più attenti. Anche lì le varianti sono un fenomeno naturale assolutamente atteso. Tutto il resto del mondo, se non blocca la circolazione virale, e non la bloccherà perché solamente pochissimi paesi possono utilizzare, hanno accesso alla vaccinazione, dovrà fare conti con varianti che emergeranno continuamente. Quindi dobbiamo comunque mantenere tutte le cautele in questo momento per evitare diffusioni, adottare sistemi di chiusura dove circolano, infatti le microzone rosse sono per quello, e mantenere purtroppo l'attenzione. Le chiedo quali aspettative ha a fronte del nuovo governo. Parecchie aspettative come tutti gli italiani. Mi sembra veramente che questa sia una crisi di crescita come non l'ho mai vista. Una crisi di identità per molte forze, credo. Però se è una crisi di crescita, ho molta fiducia che si possa fare bene. Soprattutto da un punto di vista appunto dell'ambiente, della salute, c'è molto su cui possiamo dare una svolta nettissima e tutto sommato sono molto fiduciosa, perché poi gli italiani alla prova vanno sempre bene. Allora, su parole di ottimismo mi sembra che ce le dobbiamo tenere e quindi affrontiamo così questa giornata. Dovrebbe essere la giornata in cui Mario Draghi salirà al Colle, ma ancora non ci sono conferme per sciogliere la riserva, leggere la lista dei ministri, appunto ancora non abbiamo ricevuto conferme dalle fonti ufficiali che possono solo confermare questo, cioè il Quirinale e la persona che aiuta Draghi, un ruolo di quasi portavoce. Però naturalmente seguite tutti gli sviluppi con i programmi della rete. Adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break e poi dalle 17 con lo speciale condotto da Enrico Mentana. Buona giornata, grazie ai nostri ospiti e a voi che ci avete seguito.